Amici lettori della Biblioteca di Monselice, buon mattino, benvenuti a questa prima discussione sul libro Cambiare l'acqua ai fiori. Devo confessarvi che già dalle prime pagine mi ritornavano alla mente i libri sui cimiteri di Totò, Gassman e Amici miei. Tutti trattano con ironia il tema della morte e del difficile rapporto con i sentimenti di quanti restano in questo mondo. I custodi dei cimiteri sono persone particolari che hanno un compito ben preciso, quello di conservare il corpo e il ricordo delle persone che ricevono in custodia. Ogni defunto porta con sé un mondo di effetti e di emozioni che devono essere coltivate e in alcuni casi portate a lieto fine. Nel nostro libro, i custodi spesso devono diventare degli esecutori dei sentimenti dei defunti che durante la vita erano tenuti nascosti. Angeli del bene, quindi, un legame tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Tutto sommato un bel libro con molti spunti e tanti personaggi, nel quale vengono premiate le persone positive con sentimenti e proposte di vite positive. Lasciamo la parola alla nostra Sara, che ci farà un breve riassunto del libro. Prego, Sara. Allora, questo libro è incentrato sulla figura di Violette Toussaint, che è la guardiana di un cimitero della Borgogna, quindi siamo in Francia. È una signora che cura le tombe e accoglie quanti vengono, insomma, lì a portare quindi le ultime volontà dei propri defunti. E infatti lei sembra sempre una persona allegra, solare, che ha una buona parola per tutti, ma un giorno si trova di fronte a uno strano caso. Un poliziotto viene da lei per espletare le ultime volontà di sua madre, ovvero la signora voleva essere sepolta nella tomba di un signore del posto, e da lì quindi poi Violette comincerà un legame profondo con questo poliziotto e ci andremo a ritroso in tutta la sua vita particolare, che la renderà poi una donna, insomma, piena di inventiva, resilienza, forza d'animo e un personaggio molto, molto particolare, insomma, quasi esemplare. Bene, quindi un libro tutto da scoprire, pieno di colpi di scena, dove vengono citati diversi personaggi, ognuno ha una propria condizione psicologica che l'autore lentamente, lentamente svela al pubblico. L'unione però di questi personaggi è proprio l'amore, l'amore reale o l'amore mancato, o le disavventure della vita che sono molte. Facciamo il primo giro di impressioni e iniziamo con Silvia, prego. Buongiorno a tutti. Cambiare l'acqua ai fiori ha rappresentato per me il ritorno a un genere che ultimamente avevo un po' forse accantonato. Era infatti da un po' di tempo che non leggevo romanzi, ma sceglievo piuttosto saggi, biografie o raccolte di poesie. E devo dire che per me è stato un ritorno veramente piacevole e interessante, grazie a un libro veramente ben scritto che ho apprezzato moltissimo, soprattutto per la sua grande capacità di evocare immagini nella mente del lettore. Senza il bisogno di descrizioni troppo lunghe o troppo prolisse, infatti, l'autrice è in grado di dare vita a un romanzo che non solo si legge, ma in qualche modo si vede. E infatti, man mano che si va avanti con la lettura, sembra davvero di vederla, Violetta, sembra di vedere i viali di questo cimitero, di vedere la sua casa. E è una caratteristica che sembra da poco, ma che in realtà invece non è né banale né scontata. Quindi, almeno per quanto mi riguarda, tanto di cappello all'autrice per essere riuscita a dipingere con le parole in una maniera così viva e nitida. E tanto di cappello anche per aver scelto per il suo libro una location così inusuale come è in realtà un cimitero, e per essere riuscita a farlo senza mai cadere né nel melodrammatico né nel morboso. Anzi, il cimitero in questo libro non è meramente un luogo, ma diventa un simbolo e una metafora. Quindi per me, tirando un po' le somme, un'impressione totalmente positiva. E ho un'unica raccomandazione però. Questo per me è un libro che va letto e assaporato veramente con il giusto tempo e con la giusta lentezza, un po' come tutte le cose belle della vita.
Bene, grazie Silvia. Andiamo a Pietro, prego. Allora, buongiorno a tutti. Intanto io cercherò di essere breve, ma incuriosiente al massimo, ecco. Il libro mi è piaciuto molto e sin dalle prime battute mi ha sempre invogliato a leggere una pagina in più. E questa sensazione è stata per me rara e determinante. Effettivamente poi sul libro di quasi 500 pagine è fondamentale non sentirsi mai sazi del racconto. Un libro quindi questo che non scopre sin da subito tutte le carte in tavola, un libro impossibile da prevedere, ma che riesce ad incastonare via via, che lo si continua, i nuovi elementi del racconto in modo equilibrato, ma non immediato. Infatti, nella sua, ecco, dipanazione, il filo cronologico è alterato dall'irrompere di personaggi secondari, sottotrame e vicende laterali. E quindi sta al lettore unire i vari pezzi della storia e dar vita ad una composizione unitaria con al suo centro i due protagonisti, che sembrano quasi spartirsi le due metà del libro, da una parte Violette e dall'altra Philippe. Un libro quindi che sicuramente consigliamo a tutti, e un libro che mi piace definire diverso. Grazie. Bene, grazie Pietro. E andiamo a Marina adesso, prego. Buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda quella che è stata, diciamo, la mia esperienza con questo libro, dovrei premettere il fatto che nella mia famiglia era già stato letto e consigliato, però l'avevo lasciato un attimo così da parte, diciamo. Ovviamente un caso editoriale molto, molto importante e che ha avuto un grandissimo successo. E difatti, poi, anche se non sarebbe prettamente diciamo così, uno dei miei primi generi che avrei affrontato nelle mie letture personali, in realtà mi ha molto colpito. Come hanno già detto i colleghi precedentemente, effettivamente sì, vanno ad incastrare un po' tutte le trame di una storia che parte dai primi due personaggi, poi con altri personaggi secondari, che però vengono in aiuto appunto dei personaggi principali. Ed è un libro, secondo me, che ovviamente al lettore, proprio per come vengono trattati gli argomenti e la vita della, diciamo, protagonista Violette, fa sicuramente prendere le parti di alcuni personaggi, soprattutto della protagonista, probabilmente. E che dire? Alla fine, verso gli ultimi capitoli, diventa un po' difficile quando, almeno personalmente nella lettura, quando ci si inizia ad affezionare al personaggio, doverlo lasciare, doverlo salutare. In effetti è così che dovrebbe essere quando si legge un libro che lascia tanto, che lascia molte emozioni. Personalmente mi è capitato di commuovermi in diverse parti del romanzo, in diversi capitoli, e soprattutto perché invita a moltissime riflessioni sul senso della vita e anche sul senso soprattutto della morte, il ruolo del cimitero di Violette come custode di questo cimitero e tutta questa messa alla prova, diciamo, continua, che è un po' la sua vita e di come lei riesce sempre in maniera resiliente da un lato, combattiva dall'altro, a reagire. Bene, grazie. Grazie di questa. Intanto hai affrontato uno dei temi che è il discorso di Violette, un tema molto sentito, un personaggio sicuramente positivo nel quadro del libro, che poi speriamo che possa nascere anche un po' di discussione.
Intanto mi piacerebbe sapere, dopo aver concluso il libro, perché Violetta accetta di vivere in un cimitero e perché vuole concludere positivamente gli amori nascosti, insomma, qual è il sentimento che l'anima? Però intanto lasciamo la parola a Elisa, sentiamo anche il suo parere. Prego, Elisa. Allora, buongiorno a tutti. Che dire, ho apprezzato di questo libro la semplicità e la scorrevolezza della descrizione. Ho letto parecchie recensioni positive, però al contrario dei molti che apprezzano la seconda parte del libro, a me ha molto appassionato la prima parte, perché qui si trova la vera Violetta, la vera e unica protagonista. È nella prima parte che mi sono infatti affezionata a lei, descrive bene se stessa, chi è, chi è stata e che cosa ha vissuto. Mi hanno subito colpito le sue parole e le cito. Dice: "Sono stata molto infelice, addirittura annientata, inesistente e svuotata. Ma siccome l'infelicità non mi era mai piaciuta, ho deciso che non sarebbe durata." In questa prima parte del romanzo appare tutto il mondo di Violette, l'amore soffocante per il marito Philippe, soffocante perché lei lo definisce come un amore che la soffoca, e man mano che si abituava alla sua assenza cominciava a respirare. Conosciamo poi il modo di gestire il suo guardaroba, che è molto particolare, cioè indossa l'estate sotto con abiti sgargianti e sopra l'inverno con abiti scuri. Ma soprattutto in questa prima parte conosciamo la sua vita, la figlia Léo. Parla di lei con questi termini: "Le ho dato il benvenuto, l'ho accarezzata, l'ho mangiata con gli occhi, l'ho respirata, l'ho risputata, ho ispezionato ogni centimetro della sua pelle e l'ho leccata con lo sguardo." È una Violetta questa che ti rimane dentro e ti accompagna per tutto il romanzo con il suo coraggio e con la sua forza, nonostante la morte le abbia tolto la vita, cioè la figlia. Straziante, secondo me, è la scena in cui meno te lo aspetti, perché nulla lo fa presagire fino a quel momento, e ti ritrovi a leggere che lei si accovaccia di fronte alle tombe di una serie di nomi di ragazzine, e infine leggi quello di Léonin Toussaint, 1986-1993. È da questo momento, secondo me, che si spezza il libro in due, cioè il libro qui diventa un giallo e si delinea la soluzione del mistero della dolorosa morte di Léo e la rinascita di Violette. Qui, secondo me, un neo di questa seconda parte del romanzo, cioè quello che a me non è piaciuto, sono le storie d'amore, che vengono trattate, a mio avviso, con una narrazione un po' troppo sdolcinata ed enfatica. Cioè, mi hanno ricordato un po' i romanzi rosa, in cui la donna incontra e si innamora al primo sguardo del bell'uomo, un po' stereotipato. Questo è quello che non mi è piaciuto. In realtà, comunque, è un bel romanzo che mi ha affascinato. Bene, grazie alla nostra Elisa. Ecco, ne viene fuori con prepotenza la figura positiva di Violetta. Ecco, fa da cornice, è il centro di tutte le azioni ed è quella che ne esce vincitore dal romanzo. Bene, sentiamo l'ultimo intervento prima di aprire un po' di discussione e poi se qualcuno volesse parlare anche del marito, che viene trattato molto male dall'autore. Poi vediamo se qualcuno ha il coraggio di inquadrarlo nell'ottica del libro. Sara, prego. Allora, spendo un attimo due parole per dare un attimo la mia impressione. Allora, abbiamo detto Violette, un personaggio alla fine certamente positivo e un personaggio che ci insegna molto e ci insegna che la vita ci può sorprendere sempre e che quasi, insomma, non bisogna mai abbattersi, bisogna sempre cercare di andare oltre, nonostante ci possano essere tanti, tantissimi problemi. E anche andare anche oltre le apparenze e non crogiolarsi mai troppo nelle sicurezze, perché la vita può riservarci tante tante sorprese. E a me ha colpito questa figura anche del marito, perché io quasi avevo un a me suscitava fastidio quest'uomo, perché si vede un po', forse per un carattere di una persona. Il bello senza anima, la persona che vive al momento quasi un po' egoisticamente e che non si preoccupa dei danni che può fare, insomma, agli altri. E, insomma, questo
questo marito che un po' ha condizionato tutta la vita di Violette, al punto in cui lei poi solo alla fine riesce a capire effettivamente che sicuramente nel loro rapporto c'è un amore soffocante, ma io non biasimo totalmente Violette per questa, la scelta di quest'uomo, perché alla fine lei è una bambina che è stata fin da subito abbandonata, quindi la ricerca di una persona su cui riversare tutte le sue insicurezze, e insomma l'ho trovato un po' abbastanza normale, purtroppo. Alla fine però, secondo me, cioè, quest'uomo ha sempre un po' vissuto un po' come gli riservava l'occasione, e probabilmente forse alla fine possiamo definire una redenzione sua questa continua collaborazione nella ricerca della verità verso la morte della figlia. Chissà, comunque questo è un libro che lascia tantissime interpretazioni, ci dà tantissime risposte e tantissime domande. E anche secondo me questo è un aspetto molto bello del libro, che ci entra dentro e possiamo vederlo veramente in tanti tantissimi modi diversi. Bene, grazie anche a Sara, effettivamente ha comunicato insomma la sensazione che ci sono tanti modi di vedere e di leggere questo libro. Farei invece adesso un altro giro su alcune impressioni personali, se c'è qualche personale che personaggio che vi è piaciuto, e soprattutto se ci sono degli insegnamenti, se ci sono... Una cosa che mi ha incuriosito è che sono questi epitaffi che appaiono in qualche capitolo del libro, e sono delle verità, sono dei concetti filosofici che si applicano alla vita comune. Sono interessanti, scontati alcune volte, ma fanno riflettere, ci pongono forse nella condizione di esaminare la vita sotto un altro punto di vista. Parlo di una donna che vive in un cimitero, cioè vive in un posto terminale dove non c'è la redenzione, non c'è la salvezza dell'anima, non c'è la resurrezione, malgrado siamo a Pasqua. C'è la condanna del corpo in attesa forse di una risurrezione che non si vede però nel libro. Farei un altro giro su alcuni spunti personali, alcune considerazioni che avete avuto leggendo il libro. Inizierei sempre nell'ordine che abbiamo fatto, partirei proprio dalla Silvia. Prego. Allora, io vorrei concentrarmi su due personaggi secondari, Sasha e Celia. Questa è un po' una mia abitudine, ho questa tendenza ad affezionarmi molto ai personaggi cosiddetti minori, che però spesso e volentieri sono minori solo in rapporto al numero di pagine che occupano all'interno del libro e non in relazione al peso che in realtà hanno sullo svolgersi degli eventi. Voglio fare un esempio che per me è lampante nella storia della letteratura. Chi ha letto e la trilogia del Signore degli Anelli di Tolkien si sarà sicuramente chiesto: ce l'avrebbe mai fatta il protagonista senza il suo migliore amico al fianco ad aiutarlo a portare il fardello della sua missione? La risposta probabilmente è no. E anche in questo caso io ho visto nei personaggi di Sasha e Celia una vera e propria guida per Violette, una sorta di presenza salvifica in qualche modo. Ed effettivamente sia Sasha che Celia hanno una sorta di effetto taumaturgico sulla protagonista, e non solo, perché Sasha, per esempio, ex guardiano del cimitero, viene spesso visitato da persone di passaggio che gli chiedono aiuto e supporto per liberarsi o quantomeno tollerare un dolore che raramente è solo fisico. Ed entrambi hanno il coraggio di guardare in faccia il dolore di Violette in un modo che tutte le altre persone che quantomeno sulla carta dovrebbero essere vicine a Violette in realtà non hanno. Questo coraggio ce l'hanno solo loro due, e non è un coraggio che gli fa guardare solamente in faccia questo dolore, ma glielo fa anche portare. Dividono in qualche modo il fardello con Violette, le danno il braccio e la aiutano a camminare fino a quando lei non ritornerà a poter camminare e vivere da sola. E sono due presenze che ho percepito come estremamente luminose all'interno di un libro che spesso e volentieri ha dei momenti di buio e di ombra.
E il grande insegnamento che io ho tratto da questi due personaggi, solo apparentemente secondari, ripeto, è che talvolta non c'è niente di male nell'ammettere a se stessi che da soli non ce la si fa. Appoggiarsi a qualcuno è normale, è giusto ed è sacrosanto talvolta. È giusto chiedere aiuto. E mi ha insegnato anche che non tutti questo aiuto sono in grado poi di darlo, ma che ci vogliono persone particolari, persone dotate di empatia, che è una parola che forse anche in questo periodo viene usata spesso e volentieri, perché purtroppo talvolta manca. E quindi ho visto l'aiuto che loro hanno dato a Violetta come un primo passo verso la guarigione, come un primo passo verso la salvezza, che per Violette, ma credo anche per tutti, non è mai rappresentata dall'eliminazione totale del dolore, ma dall'accettazione e dall'internalizzazione di esso. Ma non vorrei dilungarmi troppo, lascio la parola ai colleghi. Bene Silvia, allora sentiamo le opinioni di Pietro adesso, prego. Allora, mi piacerebbe focalizzarmi un attimo su tre parole mondo, come mi piace definirle, che sono verità, illusione ed ignoranza. Sono tre condizioni esistenziali che trovano asilo nell'animo dei personaggi, ecco, con però alternanze, assenze e poi ad un certo punto improvvisi anche ardori. E sicuramente quando trattiamo di questi tre aspetti che si alternano, appunto, il grande punto di rottura che li fa emergere con forza, il grande punto di rottura della storia generale, è proprio la scomparsa della figlia di Violette. Da qui, da questo punto in poi, tutto il libro acquista ancora più ritmo. Infatti, in particolare, le coscienze dei protagonisti si mettono in moto ancora più. Perché la domanda è: com'è che si può reagire ad un evento così doloroso, tragico nel suo avvenire, del quale però non si è totalmente consapevoli della dinamica? Ci sono tanti punti interrogativi che circondano, ecco, la scomparsa e la morte, insomma, di Leonina. Alla smaniosa, infatti, necessità iniziale di sapere di Violette si contrappone l'inspiegabile calma e l'accettazione invece di Philippe. Ed è interessante notare come questi status siano destinati a mutare in breve tempo. Perché infatti Violette ad un certo punto, dopo un po' di tempo ormai totalmente stremata e consunta dal dolore, accoglierà in sé la spiegazione più facilmente metabolizzabile. Mentre Philippe inizierà una vera e propria, e mi piace definirla anche nervosa, caccia all'uomo, che lo porterà a viaggiare per mezza Francia, interrogare anche con ferocia chi era lì quella sera in cui è capitata la tragedia, e addirittura arriverà a percuotere sino alla tumefazione uno dei suoi sospettati. Quindi notiamo questo cambiamento di una Violette che prima vuole la verità, poi si accontenta anche dell'illusione della morte più facilmente accettabile. E invece Philippe, che ha una iniziale ignoranza, segue poi una verità che deve essere scoperta. La verità alla fin fine colpirà con beffarda violenza i due protagonisti, oramai indirizzati verso strade di vita diverse. Philippe infatti vorrà cancellare totalmente il suo passato e vorrà iniziare un nuovo capitolo della sua vita, mentre Violette, con questo atteggiamento malinconico ma consapevole, troverà la sua placida dimensione come custode di cimitero, proprio cambiando l'acqua ai fiori, andando anche a riprendere ovviamente il titolo. Quindi è interessante capire il percorso interiore attraverso queste tre parole così forti, così profonde, che nascondono all'interno un mondo da scoprire e che si ovviamente si manifesta e si palesa nella lettura.
questa era un po' la mia impressione. Bene. Grazie. Marina, tocca a te. Allora, dunque, anche sì, anche secondo me, cioè, ciò che ha detto Pietro, lo condivido nel senso che l'ho trovato anch'io in certi termini. E forse la protagonista fa una sorta di quasi di percorso ascensionale, diciamo così, fino a trovare appunto una placida pace interiore in qualche modo. E volevo anche un secondo ricollegarmi alla prima giustamente impressione di Elisa, nel senso che è vero che il romanzo probabilmente si può suddividere un po' in due parti, anche se anche per me invece la seconda parte diventa un po' più incalzante, un po' più, diciamo, stimolante, non che la prima non lo fosse, però prende un certo ritmo perché c'è questa appunto caccia all'uomo. E nel mentre sono, sempre ricongiungendomi un attimino alle prime considerazioni, ci sono dentro nella trama intessuti, diciamo, altre storie e anche soprattutto delle storie d'amore, che è vero per certi aspetti richiamano un po' i romanzi rosa. Infatti c'è la storia di questa signora, questa Irene, che chiede di essere sepolta vicino, cioè sulla tomba, nelle sue ceneri, perché voleva essere cremata, di questo Gabriel Prudent, scusate se non lo pronuncerò bene probabilmente, e il figlio stesso, che è il commissario che ha, diciamo, l'incarico di adempiere le ultime volontà della madre, che però rimane molto perplesso, e poi aveva letto il diario della madre, e quindi ha questo primo scambio, questo primo incontro con Violette, che ne seguirà poi degli altri. E quindi, senza voler svelare appunto troppo del romanzo, però come si incastrano le loro due vite e come incastrandosi la vita di, cioè incontrandosi la vita di Violette con la vita di Julien, questo porterà a delle conseguenze anche nei confronti di Philippe stesso, poi, ecco, involontariamente. Questi amanti che vengono appunto descritti e trattati e soprattutto proprio per la scelta di essere sepolti insieme, la scelta di questa donna di essere sepolta non accanto al marito deceduto ma accanto all'amante, diciamo, apre numerose parentesi, nel senso che per tutto il romanzo si possono appoggiare o sostenere o non sostenere, comprendere o non comprendere, perdonare o non perdonare moltissime delle scelte fatte dai personaggi principali e anche dai personaggi appunto secondari. Per esempio, appunto, quello che ci si domanda è: non sono riusciti i due amanti a portare, cioè a viversi la vita assieme in vita, e quindi, diciamo, è una vita eterna assieme dopo la vita nella morte che li porta alla decisione di dire le nostre ceneri, insomma i nostri corpi vicini nella sepoltura. E ci sono un sacco di dinamiche che appunto hanno portato a questa loro evidentemente scelta, criticabili insomma o meno. E quindi nel lettore, insomma, ci sono tante cose che aprono delle continue discussioni, anche secondo me molto interessanti dal punto di vista proprio personale, intimo di ognuno di noi, perché la cosa interessante da notare è proprio la situazione, cioè quando si inizia la lettura di questo romanzo tutto dipende dalla propria situazione, diciamo, un po' interiore, dalla propria condizione, l'animo con cui lo si approccia, si inizia, ecco, secondo me. Bene. Non vorrei dilungarmi oltre e svelare troppo, diciamo. Bene, ci rimangono ancora 4 minuti, quindi purtroppo dobbiamo chiudere. Adesso farei un piccolo flash con la Elisa. Ecco, volevo sapere se condivide, che figura vede, che personaggio vede nel marito, insomma, che
che l'autore usa per far risaltare l'immagine e il carattere di Violette. Prego, Elisa. Beh, quello che emerge dal romanzo è che Philippe Toussaint è all'apparenza bello, senza anima, un viziato, è un egoista, è un coccolato dalla madre, è il classico figlio di mamma e papà. Alla fine, però, forse uno si rende conto che anche lui ha una ricchezza interiore che probabilmente non sa nemmeno di avere. Infatti, va lui stesso alla ricerca di che cosa è successo alla figlia. Probabilmente non si capisce bene se alla fine il marito si redime, non si capisce bene se ha veramente amato Violette o se ha amato la zia. Perché Violette sia sempre rimasta legata a lui, l'ha già detto Sara, era un punto di riferimento per lei dal quale non si poteva staccare perché la sua infanzia purtroppo l'ha vissuta male, quindi lo vedeva come un punto di riferimento. Non si riesce bene a capire se sia per lei una presenza o un'assenza, perché la sua assenza comunque quando lui è sparito l'ha comunque fatta riemergere. Bene, dobbiamo purtroppo chiudere, il tempo sta passando, però naturalmente sentiamo il parere della Sara e dopo dobbiamo chiudere perché il tempo purtroppo è volato via. Prego Sara, 2 minuti. Sì, cercherò di essere breve e concisa con insomma, l'ultima sfaccettatura che volevo analizzare su questo concetto dei cimiteri, il fatto che Violette sia comunque il suo lavoro principale, poi sia divenuto custode di cimiteri. Secondo me questa ambientazione dei cimiteri, abbiamo parlato di effettivamente un ambiente insolito, perché è quello dove le persone vanno quando proprio hanno finito la loro vita, ma secondo me la morte qui viene anche analizzata in modo relativo, perché noto che la maggior parte delle persone con cui poi vengono anche in contatto con Violette muoiono in generale, non tutti, però muoiono prima di lei, ma però le restano dentro, perché o la cambiano, la spingono a continuare, le lasciano qualcosa. Quindi mi fa riflettere sul fatto che in generale tutte le persone che incontriamo più o meno si portano via un pezzo di noi e in questo caso, insomma, i morti in qualche modo vivono dentro di noi e in qualche modo gli incontri ci cambiano e la morte quindi sembra essere qualcosa di non totalmente definitivo, ecco. Una sorta di vita dentro le altre persone, che poi di per sé Violette, nonostante le sue sventure, rinasce. Quindi alla fine la morte, secondo me, appunto, è relativa. Bene, direi dobbiamo chiudere, sarebbe altri aspetti da esaminare, però qua vedo che il tempo che ci è stato concesso si sta esaurendo. Grazie a tutti, è stato un bel incontro, sicuramente si ripeterà con un altro libro. Vi ringrazio per il vostro coraggio, la vostra costanza e ci rivedremo qua, credo, tra 20-25 giorni con un altro libro. Grazie a tutti e buona Pasqua.